però le due femmine sicuramente più è molto più forza ragazzi, eccoli. Queste immagini vi giungono dal campo sportivo, dal centro sportivo di Monteboro, con tanto più fumogeni annunciano l'inizio della gara tra Empoli Vero e Jones per la quarta giornata le azzurri sono da destra verso sinistra con Lugli, Di Guglielmo, Barriale, Carniere, Boglioni, Simonetti, Cinocchi, Prugna, Acquia, Papaleo, Violman, ovviamente agli ordini di mister Alessandro Pistoletto. Il direttore di gara è il signor Cristiano Rodinotta di Sala Ancina, arrivato dai Patentini, Spataro e Sciammarelli. Vai. Al centro della difesa, avete bisogno di uno scatto di testa. Esci, attenzione, ci sta per fare confusione, grosso problema. Con un palo clamoroso, poi riescono a liberare il ragazzo, ma c'è una clamorosa andiamo ragazzi, forza! Ora qui nel tiro della bandierina si pone partita meglio. Tu sei segato! Andiamo! Ancora Robic in avanti, dai, dai! Però vengono a disturbare. Dai! Ma lì! Ma ancora! Dai! In avanti ancora un pericolo. Palla in mano, si tira il numero 11 in tiro, ribattuto. Dai, no, dai, dai! Oh! Dall'altra parte c'è un gioco, gioco sbandierato con un po' di ritardo. Provano a uscire fuori. Dai, dai! Riescono con pugna. Dai, dai, dai! Papaleo. Che vede molto bene Guglielmo, sale la squadra, c'è la giocatrice svedese che è la posizione di Oman, scusate, la posizione di una certa pericolosità per gli occhi, palla fuori, brava, brava, giusta, dai, dai, vedi, finchia, con Papaleo che viene contattato dal portiere, c'è un contrasto tra le due ragazze, l'arbitro dice tutto regolare, ma intanto si è cercato di fare un giorno per vedere cosa si è fatto con Papaleo. Bene creata appunto la parodica, ci è. Vai! Lui è molto corta e potrebbe diventare pericolosa, cioè brava, brava, dai, Jorman, dai, molto bene, dai, per Papaleo, poi appunta l'avversario, capo di in area e poi viene in qualche maniera disturbato, avanza ancora il numero di Papaleo, così è ritardo, Papaleo carica il cross in sinistra, si ferma, è una finta, cambia piede, mette al centro la difesa, portiere, poi c'è la possibilità di un tiro, il gol, la verza piena, poi...
peccato che ha sbagliato questo, ma è Prugno che è molto capace mentre in carica di recuperare il pallone, poi c'è un contrasto duro, Brava!
sbagliata, ma attenzione perché c'è Papaleo che può andare a tirare qua. Può essere una buona ripartenza questa, se Prugna riesce a dare in avanti, ecco qua, peccato, troppo lungo, grande! Brava Lomba! Ridandolo, vai! Brava! Dai, tranquille! Via, brava! Dai Lomba, brava! Ginocchio, Simonetti, testa per lunga perduta, un pallonetto, dai, purtroppo precipitoso di Papaleo, che per parte assume un pallonello molto forte, palla per termina fuori, perché attaccarla per ultimo è stata meglio, pescata in fallo dall'altra battuta con la palla forte in movimento, attenzione, un uomo in avanti, questa è un'azione pericolosa, però tre ragazze che vengono su Mandelli e riescono a impedire alla bergamasca di entrare in area pericolosamente. Siamo dall'altra parte, bella questa squadra, c'è una sola, c'è l'area. Sì, però le recuperano tutti. Ora, cominciate, parliamo di gioco, la volta che ha preso una mazzettata. Ora la migliore, si rompete le scatole, perché sente, no, il tuo marito. Dai ragazze! Forza! No, ce ne vuole altri di fatto. Ci vuole un altro, non rientrano in campo gli avversari, quindi partita vinta a tavolo. Quanti giganti? 7-8, 10. Lo so. Come si dice in tutti i casi, pare doppio. Intanto avanti molto bene l'Eppio con Papaleo, esce il portiere, supera un avversario, poi molto bene il aerobic, ma ancora Papaleo si allunga il pallone che poteva essere gestito meglio. Buona stava provando a caricare il destro, ma ancora meglio, molto bene, si libera il pallone, parata miracolosa del portiere.
bravissimo ancora una volta a rispondere al tiro a botta sicura di Acuto, che si è realizzata benissimo in due minuti, ancora in prima avanti, e ancora Acuti e che scaramenta ancora verso la porta. Simonetti carica a sinistro al centro, Acuti si gira, Papaleo spara alto, bravo! Prugna, messa a terra, un tirchetto di spalla ma un po' troppo rude, l'arbitro viene indotto a rischiare la produzione. Anche questo Garnier stava cercando l'inizio, occhio, poi occhio la ripartenza per Gamasca. Brava, via, via! Grande! La palla ai piedi, sanno poi impossibile Dente! Fare quello che non si può quando stai cercando da altre avversari come la Liga di poco fa. Pugna! Centro, troppo corto e anche dai! Primo campo Cavemi! Direi stranamente Garnier, che ha fatto sicuramente una bella gara al suo posto, però è sale già a classe per sfruttare la sua elevazione eventuale, parte il cross ed è proprio, eccolo qua! E abbiamo quasi chiamato il gol di Arturo Azzera, è arrivato con il bellissimo scatto in testa, lo scatto pulito, è andato la palla al suo calcio destro, dove davvero questa volta non si può arrivare il gol, è arrivato 2-0, segnato da Cinotti! Che era rimasto in avanti e poi c'è incredibile, non è, è gol, è gol, è gol, è gol, ed è arrivato il 3-0 con Acuti, la palla è stata sulla traversa, poi sulla linea, ma evidentemente cambio Bravo, 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 brav
Vai Simona Pektova. Detta anche. Vai Simona Pektova. Voglio la caccia del pallone, molto bene, riuscita e passò il pallone. Direi che quelli in campo erano una piaga. No, effettivamente. Grande Cecilia! Simonetti, lungo linea, Simonetti per la stessa Pescova che entra in area, poi bella la finta di Papalero che non trova, poi bene con la fuori che funziona adesso molto più avanzata. Il segnalino di Sallaglio, il calcio di Sallaglio e il calcio di Sallaglio. Sì, grandi, bravo. Brava, regola, importante per la vita. C'è stato una deviazione. Via, via, brava, dai, vola, vola! Che crea qualche pericolo, questa palla al centro, pericoloso, carica il destro il ragazzi, ma intanto c'è questo grosso errore, incredibile errore della quando si abbassa la approfittato per segnare il gol del 1-3 e ha portato dall'altro della sostanza Merli per andare a segnare il gol del 1-3 ringraziando per la brutto errore di la guardia azzurra che prova adesso facendo arrivare la palla davanti a Papaleo, lo scambio molto bello con Prugna e arriva il gol del 4-1 che subito si stabilisce le distanze per Prugna, si è subito rimediato all'errore con Pescova, molto bene da un altro delle bellissime azioni che coro personalizzato per Aurora De Rita, classe 1999, va a sostituire Poglioni. Ma Merli va ancora avanti e viene anche la c'è punizione di parte di purtroppo per Cova che è stata bellissima del match, perché ha fatto gol, lo scambio con Papaleo, che ha cambiato fascia, gli ha portato bene, il cambio di fascia. Bello, presente. Brave, brave! Molto bene. Parte da Simonetti e Prugna al volo, trova forse la respinta addirittura di tantissima compagna, se non era il portiere. La pedata! L'avete fatta una. Vai, 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 vai! Dai, 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 tutta forte! Sono completamente d'accordo con lei, assessore, che si mette attacca forse una palma sopra le altre, intanto brutta botta subita.
Brava Flaminia, vai! Fermata, Pova può ripartire, si mette tanto spazio attorno a sé, ma dà di prima a Papaleo, che sorte l'attimo giusto, brava, poi si inserisce bene a Cinotti, recupera il pallone, ancora di testa Cinotti, caparbiamente, ancora lei. Bene per Papaleo, si fa vedere Petkova di sinistro, il pallonetto, con il portiere un po' fuori, ma è troppo telefonato il figlio, ovviamente. Cinotti è appena lì, pronta a fare diga sul cerchio di centrocampo. E poi è Brugna invece che Brugna, Brugna si fa vedere sulla sinistra, Brugna la serve infatti per quest'anno. Brugna davanti all'avversario. Può caricare il sinistro e mettere al centro e ancora bene. Bravo! Sì, sì, ma non lo fa. Deriva. Ecco, sto toccato. Può anche permettersi. Sia di assurdo. Anche lo fa di c'è tempo finisce qua e poi l'1-2 mondiale empolese nella grazie ragazze al tredicesimo grazie ragazze grazie ragazze al 34esimo ha accorciato le distanze Merli per la Rebecca Bergamo ma al 36esimo segnato il definitivo 4-1 ragazzi se mettiamo in cascina così e anche un po' di gol Spinelli 4, Rebecca Bergamo 1 probabilmente c'è molta soddisfazione per questa bellissima vittoria 4 reti importanti.